Buonasera ragazze e ragazzi, bentornate sul canale, ben ritrovate con un nuovo appuntamento. Quale sarà questa volta? Il video spesa. E questa è la volta di Eurospin. Ritorniamo con i video spesa, così tanto, diciamo, io per prima sono quella che guardo assolutamente volentieri. E quindi mi piace condividerlo con voi. Allora, sono stata ad Eurospin, coinvolta dalla promozione. Adesso non so se quando vedrete il video sarà ancora in atto, ma penso proprio di no. Che spendendo almeno 30 euro, avevo trovato perlomeno il volantino in posta, spendendo almeno 30 euro, aggiungendo un euro di differenza, c'era il bollitore elettrico in omaggio e quindi ovviamente ne ho approfittato per fare le mie tisane in inverno. Allora, cominciamo subito, vi mostro quello che ho acquistato, anche perché al di là di questa promozione ho trovato veramente delle buonissime, delle ottime offerte. Cominciamo dai biscotti, alcune cose le ho sul tavolo, altre ho una bustona qui sotto. Cominciamo dai biscotti, questo formato qui, Gran Risparmio, ne ho presi addirittura due di gusti diversi. E sono praticamente simil digestive, ormai conoscete, diciamo, i prodotti che utilizzo della linea Dolciando. Questi sono quelli semplici ed è un pacco risparmio da 800 grammi. E questi sono gli stessi, però con l'aggiunta dei fiocchi d'avena e delle gocce di cioccolato. Quindi questi due prodotti qui insieme sono veramente buonissimi. Il prezzo vantaggioso, appena trovo lo scontrino in fondo nel pacco vi faccio sapere. Comunque non più di 3,19 euro, 3,09 euro per ben due pacchi di biscotti, quindi assolutamente top. Poi abbiamo preso due confezioni di birra, questa qua la Best Bro. Ci troviamo bene con questa birra, sono tre bottiglie da 33 centilitri, quindi anche questa promossa. Poi ho preso la granella, la classica granella di mandorlo. Alcune volte la prendo alla Lidl, altre volte la prendo ad Eurospin. La granella di mandorla soltanto 99 centesimi. Ho preso poi, allora, una sfilza di latte, di brick di latte da conservare. Magari me ne mostro uno, ma sono più di uno in realtà. Allora, questo per quanto riguarda quello totalmente scremato, il latte della Land, e di questi ne ho presi o 3 o 4 brick. Ecco, qui ce n'è un altro, gli altri saranno giù. E ho preso poi il mio amatissimo latte di riso della linea Amo Essere Biologico, e questo era 1,09 euro ed è la linea vegan. Per poi continuare con questa bottiglia d'olio Frantoio La Rocca, non lo so, questo non l'ho mai utilizzato. Questo pacco, allora, i prodotti della linea Dolciando, mi ripeto nuovamente, come ho detto per i digestive, sono buonissimi. Quindi ho preso questo pacco qui dei biscotti con lo zucchero di canna e sono 700 grammi, sono veramente buoni, buoni, buoni. Ci sarà qualche altro pacco sempre giù adesso man mano che... Questa ciambella allo yogurt. Questi ragazzi costano una cavolata e sono soffici, sono veramente buonissimi. Un salvacolazione, ciambella allo yogurt. Chi mi conosce sa che io, se vado a Eurospin, compro sicuramente della linea Fiordinatura i mini burger, uno al farro e uno al miglio. Questi sono mini burger al 100% vegetali e soprattutto sono facilissimi da cucinare, cioè 2-3 minuti in padella, ma non vanno né fritti assolutamente, sulla padella, quindi arrostiti, oppure in forno, proprio sono 3 secondi precisi e sono pronti e sono veramente veramente buoni. Un brick di latte alla mandorla, bevanda alla mandorla, sempre del marchio Fiordinatura, quindi il marchio vegano. Poi questo pacco di prosciutto cotto a cubetti, che io utilizzo principalmente per fare le insalate di riso, oppure per fare la pasta con la panna, prosciutto e funghi, insomma parmigiano, queste cose qui, quindi cubetti. Un deodorante alborotalco. Le mie gallette di mais, queste di Amo Essere Biologico. Abbiamo preso una confezione di aperitivi, questo qua è l'aperisoda, quello classico rosso. Poi ho preso, allora,
due confezioni di mandorle. Sì, normalmente prendo quelle del marchio Lesto della Lidl perché sono veramente buone, però ultimamente non sono andata alla Lidl e ultimamente comunque neanche si trovavano le mandorle, e quindi ho preso le mie solite mandorle sgusciate di Eurospin, un pacco di penne rigate del marchio Tremolini, quello là integrale. Ecco qua, nel frattempo qui c'è lo scontrino. Allora, vi volevo attenzionare, dov'è? Ecco, allora, l'olio d'oliva, che è quello che non ho mai acquistato, a 3,79 euro, ed è veramente un buon prezzo. E poi, ho preso una cassa d'acqua, che non ve la mostro ovviamente, è giù, e tutta la pasta, i formati di pasta integrale a 69 centesimi, cioè veramente top come... Del marchio Don Jerez ho preso queste 18 cialde, i filtri da utilizzare con la macchina del caffè. Poi ho preso due di questi panini, anche questi normalmente li compro alla Lidl, ma non mi dispiacciono questi di Eurospin, assolutamente, sono tanto quanto. Sono dei panini integrali con i semi di zucca, buonissimi, buonissimi veramente. Dove li metto? Li poggio qua sulla sedia. Qua ci sono altri brick di latte, questo è quello azzurro, quindi è quello parzialmente scremato, mentre quello verde è scremato. Un iceberg, un'insalata ci sta sempre. Poi. Allora, come surgelati che devo subito riposare, ho preso i filetti di platessa, eccoli qua. I filetti di platessa panati da 300 grammi, anche questi praticamente in forno in 5 minuti sono pronti. Io li metto nel microonde, ma non al micro, nella modalità combi, e si cucinano. E questi qua che sono i filetti di merluzzo d'Alaska, quelli gratinati, e ci sono al pomodoro, ai broccoli. Questi sono veramente buoni, buoni, buoni. Poi ho preso un altro pacco di pasta integrale, le farfalle. Aspetta un attimo, questo qua, il riso integrale, che io utilizzo appunto per fare le insalate di riso integrale, e questo l'ho preso, anche questo vi volevo evidenziare come prezzo, semmai lo trovo. Il riso 1,49 euro. I biscotti questi qua, i frullini di dolciando, che sono molto pratici perché sono nelle singole bustine, quindi facili da portare al lavoro, in borsa, per uno spuntino, ovunque vi troviate, senza latte e senza uova. Ho preso, allora, avete presente una casa, una famiglia all'interno della quale non esiste un pacco di pastina? La mia. Praticamente avevo bisogno di pastina, perché mio marito è stato un po', non è stato andato bene con lo stomaco, quindi mi fai un po' di pastina. Non c'è la pastina, assolutamente, quindi corriamo al supermercato. E, ho preso questa. Allora, non so io, ma io non ho trovato formati di pasta piccoli. Cioè, c'erano i risoni, ma era un paccone così che noi non utilizziamo, sono casi estremi. Allora ho preso queste qua, le stelline all'uovo, di questo formatino così, sempre del marchio Tremolini, che sono praticamente 250 grammi, e quindi per quelle rare volte che lo utilizziamo direi che va più che bene. E poi ho preso un piccolissimo brick di bagnoschiuma, che ho pagato, ci tengo ci tengo a dirvelo quanto l'ho pagato. Dove sei, bagnoschiuma? Ah, 1,79 euro, ma piccolo, 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 proprio piccolo. Allora, in questa casa, quando si fanno le docce, i miei figli, non lo so se lo bevono, non lo so cosa fanno, cioè è immediato, finisce subito. Vediamo questa adesso quanto dura. Questo è 2 litri di bagnoschiuma, certo sarà acqua allungato, ma voglio dire, considerato che si fanno la media di 2 o 3 docce e ho 3 uomini in casa, direi che va più che bene. E Dulcis in fundus, ta 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 ta, eccolo qui, solo 1 euro. Il bollitore! Allora, è il bollitore elettrico di 1,7 litri ed è quello praticamente con la base estraibile, che utilizzerò sicuramente per portarmi al lavoro, quindi per farmi durante la giornata le tisane.
utilizzerò sicuramente anche a casa, quindi insomma farà va e vieni questo bollitore. Allora, in realtà io vi devo dire una cosa, praticamente era uno ogni 30 euro, ma la cassiera ha imposto, cioè diceva a tutti quanti che doveva essere un bollitore per carrello. Io ho speso quasi 50 euro, cioè avrei preso altre due o tre cose, sarei arrivata a 60, ne potevo prendere due. No, era un bollitore per ogni carrello. Cioè, non mi sono voluta mettere ovviamente a fare discussioni perché poi c'era una fila interminabile, quindi figuriamoci, lasciamo perdere. Però dico, cioè, se avessi voluto, mi mancava poco, ne avrei presi due. Ma va bene lo stesso. Vediamo come, insomma, come mi trova la spia luminosa. Dovrebbe essere un buon bollitore. Niente, raga, il video spesa finisce qua. Finalmente si ritorna ai vecchi amori del video spesa lì dell'Eurospin. Adesso, quando poi andrò a fare un giro alla Lidl, vedremo, perché so che sono in arrivo nuove collezioni per quanto riguarda l'abbigliamento, quindi un salto ce lo farò sicuramente. Niente, questo è quanto. Come al solito vi aspetto nei commenti, vi aspetto con un bel like, iscrivetevi sul canale se non l'avete ancora fatto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi saluto, vi auguro una buona serata, vado a sistemare di corsa queste cose, a mettere le cose nel congelatore e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!